Comunque, volevo ringraziarvi innanzitutto di essere venuti qui questa sera a parlare di come difendersi proprio a livello legale dalla violenza. Un taglio più operativo, più pratico, partendo dall'analisi di quello che è un fabbisogno, poi, perché in realtà quando si arriva nelle aule dei tribunali, noi tutti operatori, noi tecnici, ci troviamo con dei bagli, dal momento della rilevazione del fabbisogno, che è in fase di consulenza, c'è poi il ricorso, la denuncia, quello che è, ci sono le indagini difensive, quindi dobbiamo coordinarci e capire bene di cosa stiamo parlando proprio tecnicamente. Il progetto di Global, la violenza psicologica uccide, fermiamola ora, è focalizzata molto sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria, quel fenomeno in base al quale noi, la vittima che oltre a subire quello che è subito, si ritrova a dover essere penalizzata, in quanto incappa, incontra organismi, quegli organismi, quelle istituzioni che dovrebbero essere preposte alla sua protezione, o incompetenti, o negligenti, o incapaci, o impreparate, o quant'altro. E questo è il vero problema, perché questo problema in realtà è strettamente correlato al nostro operato, nel senso, noi remiamo da una parte, abbiamo tutto un pezzo di persone che remano dall'altra. Se il nemico ce l'abbiamo in casa, come facciamo a organizzarci per fronteggiare bene questa cosa? Perché non tutti lavorano pulito. Il nostro è un tipo di lavoro che si presta moltissimo allo sfruttamento economico, perché quando si lavora con una relazione di bisogno, di aiuto, o si trovano persone estremamente etiche, estremamente ligie, oppure la tentazione è immensa su manipolazione, violenza psicologica, violenza assistita, vittimizzazione secondaria è ancora immensa. Quindi, come dire, che il lavoro da fare è un lavoro enorme. Questo per dirvi, in un caso di abuso sessuale uno dice, vabbè, arriva un caso di pedofilia, considerate che la maggior parte dei pedofili sono in famiglia, quindi non è il maestro, quello che ti si ferma per strada, o quello che ti aspetta ai giardini, è il papà, lo zio, il nonno. Ok, allora in quel caso lì cosa succede? È difficilissimo riuscire a dimostrare, in uno stato come quello italiano, che è ancora bacchettone, inquadrato e assolutamente pervaso dal concetto di famiglia, che è meglio turarsi il naso, non guardare, far finta di niente, ma bypassare il discorso reato utilizzando una marea di strumenti, parlo tanto dall'altra parte, che si sostanziano tutti quanti nel manca fondamentalmente la prova. Ok? Poi considerate che nei casi di abuso sessuale su minori non c'è bisogno necessariamente di penetrazione, quindi nel momento in cui tu hai l'abuso del minore, non bastano semplicemente gesti anche, analistici. Ho seguito un caso di una mamma che ha scoperto dopo anni che il figlio subiva violenza dal padre, e tutte le santissime sere si coricava il lettino con lui, quindi la mamma e il bambino andavano dalla mamma a dire: mamma, come mai il letto è sempre bagnato tutte le volte che si alza il papà? Una, due, tre volte. Poi nell'arco del tempo, parlando con un cuginetto, è venuto fuori raccontando quello che subiva, abbiamo fatto tutta un'attività dove sicuramente abbiamo coinvolto la parte dello psicologo, coinvolto il minore, siamo andati a recuperare tutte le immagini che c'erano nel computer, facendo delle copie forense, leggendo informatici, estraendo tutti i file. Vi dico che dopo un lavoro immenso, abbiamo recuperato immagini pedopornografiche, siti visitati, contenuti dove il genitore scambiava anche le immagini dei figli con altri utenti, il giudice è riuscito a dire che era così importante e nessuno lo tratta. Ma tutti aspettano di arrivare nel penale, ma non c'è bisogno per forza di cose, di subire delle violenze, arrivare quindi a maltrattamenti, a vessazioni o a storie. Chi chiede l'ordine di protezione o arriva davanti al giudice per una separazione con comunque alle spalle episodi di questo genere, che magari doveva risolvere prima con un ordine di protezione e ha temporeggiato. La vittima rischia, in caso di figli minori,
di essere ritenuta non adeguata come genitore perché non ha denunciato per tempo, non ha agito per tempo denunciando appunto o richiedendo un ordine di protezione o agendo con una richiesta di separazione giudiziale e ha dimostrato di essere in grado di tutelare i figli. Senza di tranquillità e di serenità, quindi in questi accessi così istintivi, vi ricordate che c'è un articolo del codice penale, c'è un articolo del codice penale che dice che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Cosa significa? A parte che a mio avviso non è corretto, nel senso che dovrebbero essere delle attenuanti. Se io entro a casa mia e ti trovo a letto con un'altra e sei mio marito o mia moglie, se io ti ammazzo, insomma, qualche ragione più di un altro ce l'ho, no? Ma sei il mio punto di vista. Cioè io ce l'ho un po' questa roba qua, per me. Abbia fatto bene, però qualche attenuante te la riconosco. Se t'ammazzo perché camminavi per strada e ho pensato ti perdo e t'ammazzo, non va bene, cioè è diverso. Ci sono, c'era il delitto d'onore, se c'era una ragione ci sarà, no? Quindi allora tutti possiamo uccidere, questo lo dimostrano tantissimi studi criminologici. Tutti potenzialmente abbiamo dentro nel DNA il germe dell'omicidio. Pensate a voi, abbiamo da tutelare dei figli, dei bambini, dei nipoti, c'è qualcuno che gli fa del male, chi non ammazzerebbe, ok? Poi non lo facciamo per altre questioni, la paura, l'etica, la legge e tante altre cose. Ma quando c'è, a volte non c'è nemmeno nessun disturbo nell'omicidio della donna. T'ho uccisa perché ero disperato, tutto qua, basta la disperazione. Non c'è bisogno di essere matti per uccidere, i matti non uccidono, uccidono le persone normali, questa è la verità.